grande opportunità ed esclusiva del calcio sui maccheroni, nel luogo dell'eccellenza gastronomica novarese, qui all'osteria di Guidadoni, il grande maestro, accompagnato da una presenza magnifica, che vediamo però in rosso nero. C'è qualcosa di milanista oppure... No, ma direi proprio di no. Allora, so che esiste Milan, Inter, Atlanta, ancora roba simile, poi il resto io col calcio, invece non ci vado d'accordo. Invece il suo rapporto col calcio? Ma dunque, io da ragazzino ho frequentato il NAC, cioè il nucleo di addestramento gioco calcio, durante facevo le medie, poi passato al liceo, molti anni fa, quando la scuola era una cosa molto seria e molto dura, ho smesso. Però mi è rimasta la passione, mi ricordi di quando ero tifoso e poi sono aggiornato. Io so perfettamente a memoria le formazioni, magari insomma, se mi vuole chiedere, non so, una formazione a caso, gliela dico subito. Vediamo se sbaglio. Magari uno dice, ma figurati se Raspelli sa le formazioni del calcio a memoria. Io la formazione mia a memoria la so. Ghezzi, David, Trebbi, Benitez, Maldini, Trapattoni, Mora, Sani, Altafini, Rivera, Pivatelli. Questo è Wembley 1962, se non sbaglio. Il Milan vince la Coppa dei Campioni, si chiama così, col Benfica in Inghilterra a 2-1 con due gol di Altafini. Signori, pensavamo di cogliere il castagno, ci ha fregato la sua somma sapienza. Noi abbiamo cercato di collegare il calcio all'enogastronomia. Qual è il piatto che secondo lei può rappresentare meglio il Milan a questo momento? Meglio il Milan, un soufflé che si sgonfia, perché mi pare che non vada molto bene per il Milan in questo periodo, anche se sono un lettore superficiale di sport. Peperonata. Io direi che potrei associarla con la peperonata. Perché la peperonata? Perché dall'inizio è bella tosta, colorata, rimane sempre colorata ma un po' più affiancata. Cioè. Noi siamo in Novara, l'accompagnamento va ovviamente alla paniscia, che è il nostro piatto tipico. Potrà mai retrocedere la paniscia in Serie B? Sicuramente non al festival del risotto che si svolgerà a Biella alla fine mese, dove sarà uno dei piatti protagonisti della golosità di migliaia di persone che verranno a Biella, alla fiera di Biella, a assaggiare i vari risotti e le varie ricette di tutto Piemonte e non solo del Piemonte. Ultima curiosità, per noi è essenziale ed è il giunice unico che nessuno potrà mai appellare: è meglio la paniccia vercellese o la paniscia novarese? Ricordi che io sono grande grosso. A me piace molto il risotto con i fagioli. Grazie, e allora ci vediamo a Biella. Sicuramente, in bocca alle balene.